si colleghino. Allora, buonasera a tutti. Aspettiamo, stanno collegando un po' di persone. Oggi abbiamo cambiato social, abbiamo scelto Instagram. Allora, intanto sono qua con Giuseppe Pierro. Giuseppe Pierro lo avete conosciuto in queste settimane come direttore dell'ufficio dello sport. Adesso abbiamo anche potenziato questo ufficio della Presidenza del Consiglio, ed è un dipartimento vero e proprio della Presidenza del Consiglio, di cui Giuseppe appunto sarà il capo del Dipartimento per lo sport, e mi sembra, diciamo, anche un altro passo avanti importante. Allora, stiamo facendo questa diretta insieme perché vorremmo darvi alcuni aggiornamenti. Intanto vi ringrazio perché molti di voi ci stanno scrivendo che già stamattina alcuni anche addirittura sabato scorso hanno ricevuto i bonus, l'indennità di 600 euro. Vi posso assicurare, abbiamo da poco concluso proprio l'incontro con il presidente Cozzoli di Sport e Salute, che ci ha confermato che sta procedendo tutto come previsto. Mancano ancora diversi bonus, diversi bonifici, scusate, che verranno fatti tra oggi, domani e dopodomani. Insomma, come ci eravamo detti, finalmente, anche se abbiamo dovuto attendere abbastanza, avete dovuto attendere abbastanza, adesso siamo, diciamo, vicini alla conclusione di tutto questo percorso, che vedrà finalmente sia l'indennità di marzo, l'indennità di aprile e l'indennità marzo, aprile e maggio data a tutti coloro che ne hanno fatto domanda. Quindi questo mi sembra estremamente molto importante. Vorrei tranquillizzare su questo soprattutto la categoria degli arbitri, perché abbiamo trovato tutte, diciamo, le condizioni per poter anche chiudere, diciamo, quelle domande che sembravano problematiche rispetto agli arbitri, perché quando viene fatta la richiesta viene fatto un passaggio veloce, se ho capito bene, con le federazioni per avere, diciamo, certificata in qualche modo la domanda che è stata fatta dall'arbitro, quindi anche gli arbitri che erano rimasti in sospeso riceveranno l'indennità. Da oggi è partita la possibilità, è attiva sulla Sport e Salute la possibilità di iscriversi alla piattaforma per chi non avesse fatto la domanda la precedente volta. Ci ha detto il presidente Cozzoli che sono state già inoltrate qualche migliaio di domande. Abbiamo da oggi la possibilità di iscriversi, stavo dicendo, sono arrivate anche diverse già richieste. Vi ricordo che è possibile farlo entro entro il 15 del mese di giugno, quindi iscrivetevi oggi, tutta questa settimana, perché poi entro lunedì si chiude e questo servirà per tutti coloro che non sono riusciti ancora ad avere il bonus perché non l'hanno fatto proprio l'iscrizione. La piattaforma Sport e Salute funziona egregiamente, quindi, diciamo, non abbiamo problemi da questo punto di vista. Iscrivetevi. Insomma, ecco. Però tutti gli altri, i 131.000, sono tutti ormai o pagati o che sono in procinto di ricevere il bonus tra oggi e domani. Questo è per quello che riguarda i bonus ai lavoratori, però io ho chiesto in particolare a Giuseppe Pierro di fare questa diretta con me, perché l'altro tema, se ricordate, che avevamo lasciato in sospeso è il tema Gabriele Quartaro dice: Ministro, noi arbitri non è arrivato il bonus. Non è arrivato appunto perché c'erano delle complicazioni che abbiamo però superato con questa interpretazione, diciamo, che anche l'ufficio di Giuseppe Pierro ha dato a Sport e Salute. Quindi per gli arbitri, lo ripeto, tranquilli, c'è anche questa interpretazione per loro che consentirà di avere il bonus. Si tratta soltanto di avere ancora qualche ora semplicemente di pazienza. Ritorniamo, stavamo dicendo, questa diretta ho chiesto anche a Giuseppe Piero di essere presente perché dobbiamo adesso affrontare il tema del contributo a fondo perduto per le SD e le SSD.
Allora, io introduco un attimo la cosa e poi lascio la parola a Giuseppe. Non era facile trovare, come dire, i giusti criteri, il giusto modo. Io credo che il Dipartimento per lo Sport abbia individuato una prima chiave possibile molto interessante, che è questa. Cioè, noi partiremo dalle 15.000 ASD e SSD che gestiscono impianti. Che gestiscono impianti sportivi. Questo è un po' emerso anche dal confronto che abbiamo fatto con tutte gli enti di promozione sportiva, le federazioni. Perché? Perché tutti quanti ci dicono oggettivamente che chi gestisce un impianto sportivo non solo ha evidentemente avuto maggiori danni da tutta l'emergenza, da tutta la chiusura, ma soprattutto è importante consentire a tutti di riaprire nel migliore dei modi perché anche le altre ASD, le SSD che non gestiscono un impianto, si appoggiano per la loro attività presso i centri, appunto presso le ASD e SSD che gestiscono un impianto. Quindi partirà la possibilità prima per questi 15.000, subito, da lunedì, di poter fare domanda. La domanda, adesso però facciamo dire a Giuseppe perché è stato tutto organizzato dal suo dipartimento in maniera estremamente semplice. Sì, le finestre si apriranno quindi dal lunedì prossimo per una settimana per queste circa 15.000 associazioni che hanno un contratto di locazione. Nei prossimi giorni pubblicheremo anche i criteri in modo tale da darvi la possibilità di controllarli prima e potervi preparare per la domanda. Una cosa ci tenevamo a dirvi che non serviranno corse, non sarà un click day, ci sarà la possibilità per tutti tranquillamente di prendersi il tempo per presentare la propria domanda. La finestra dura una settimana, quindi diciamo con calma tutti potranno collegarsi. Non ci saranno procedure complicatissime, vi chiederemo soltanto alcune semplici informazioni relative appunto agli importi che corrispondono al contratto di locazione che gestite. Contratto o più contratti, perché alcune associazioni che gestiscono più impianti giustamente fanno riferimento a più contratti. Vi chiederemo poi alcune informazioni aggiuntive, vorremmo sapere quanti di voi hanno potuto usufruire della riduzione del 50% o le altre misure del canone di affitto o le altre misure previste dal decreto Rilancio Italia o dagli altri decreti. Scusami un attimo, Quindi, sì. Giuseppe, cioè, per esempio diverse persone stanno scrivendo che tipo di contratti di locazione valgono sia per gli impianti privati che per gli impianti pubblici, Esatto, giusto? Quindi esatto. purché abbiate un contratto di locazione, perché ovviamente se invece l'impianto ce l'avete ad uso a titolo gratuito, ovvero in Certo. concessione a titolo gratuito, è ovvio che non avete avuto quindi, diciamo, costi o comunque non avete avuto problemi perché non dovevate pagare l'affitto, quindi però gli impianti, sia che siano di pubblici o privati, possono partecipare. Esatto, quindi con queste informazioni noi al termine della raccolta delle domande avremo la possibilità con un calcolo di fare un riparto delle risorse disponibili e di assicurare nella misura massima possibile quello che potremo dare a tutti. Di sicuro, anche come diceva, voglio ribadirlo Giuseppe, non resterà fuori nessuno. Cioè, di queste 15.000, tutti quelli che faranno domanda, tutti quelli che gestiscono un impianto e faranno domanda, riceveranno comunque questo contributo a fondo perduto. Quindi questo è importante e sono contento di aver verificato personalmente che davvero il sistema e il tipo di richieste immaginate dal Dipartimento per lo Sport siano veramente di una semplicità assoluta, di una rapidità assoluta, non richiedono particolari allegati o altro, diciamo, che possa essere difficile reperire. E quindi partiamo immediatamente dando appunto il contributo a chi gestisce questo tipo di impianti. Quindi si parte lunedì. Lunedì prossimo, esatto. Però in queste ore noi metteremo già ovviamente a disposizione tutti i criteri in modo tale che sappiate già tutto quello che va fatto. Poi ovviamente ci sono tutte le altre ASD e SSD che non diciamo, gestiscono impianti. Sì, esatto. Abbiamo pensato anche a tutti loro e quindi nella settimana successiva, chiusa quindi la procedura per il canone di locazione, quelle associazioni che non hanno potuto fare domanda nella prima sessione perché non avevano un contratto di locazione potranno invece fare un altro tipo di domanda per un contributo secco
e lì chiederemo una serie di requisiti minimi in ordine però alla certificazione dell'attività sportiva che viene effettivamente svolta dall'ASD. Quindi stabiliremo un criterio in ordine al numero di tesserati, comunque un racconto dell'attività sportiva che viene svolta dalle associazioni. Anche qui semplici domande. Ovviamente bisogna essere iscritti al registro del CONI, bisogna svolgere un'attività sportiva riconosciuta, quindi metteremo un elenco in modo che si potrà cliccare semplicemente dall'elenco l'attività svolta e questo ci aiuterà a capire che attività sportiva si svolge e aiutare quindi la ripartenza del movimento sportivo. Stefano Medici si preoccupa che il numero ci possa, come dire, essere venuto in sogno e ce lo chiede anche in qualche modo Danilo Paolozza. No, allora il numero è delle agenzie delle entrate, quindi se Esatto. avete un impianto e avete un affitto pubblico-privato e l'avete registrato, cioè se avete fatto le cose in regola come vanno fatte, è sicuramente all'interno di questo elenco che l'agenzia delle entrate, chiaramente senza dare i singoli dettagli per motivi di privacy, però il dato complessivo è quello. Sono 15.000, Circa 15.000 che poco più di generano 15.000 15.000. Quindi contratti. voglio dire, lì c'è poco da fare, nel senso se avete un contratto e l'avete registrato, sono sicuramente in quei 15.000. Quindi il numero, ribadisco, è un numero certo, non è un numero diciamo, a caso. Abbiamo perso qualche giorno proprio perché abbiamo voluto reperire tutti i dati necessari, diciamo, per poter stabilire questa cosa. Come gestire il 50% del canone? I proprietari non l'accettano. Noi abbiamo scritto proprio un'ulteriore card, adesso non ricordo se l'abbiamo già pubblicata in queste ore, altrimenti direi ad Arcangelo che possiamo pubblicarla stasera, anche dopo la diretta, perché è già scritta, se poi l'abbiamo fatto già nei giorni scorsi non ricordo, perché assolutamente vi ribadisco che è una cosa che devono fare. Vedo che è collegata anche Roberta Guidi di Bagno e quindi la ringrazio e lei sa perché. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Sì, assolutamente chi fa domanda all'Istituto per il Credito Sportivo può fare domanda anche a noi perché sono due cose Certo, diverse, perché quello comunque è un mutuo che dovete restituire, sebbene agevolato, ma invece questo invece è un sostegno a a fondo fondo perduto, perduto, quindi. esatto. Poi, tra l'altro, non sono solo queste le risorse a disposizione di SDSSD, ma ci sono dei fondi che ha messo a disposizione il CONI, ci sono dei fondi che ha messo a disposizione il CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, e ci sono dei fondi che attraverso le federazioni ha messo a disposizione Sport e Salute. Sono molti soldi perché sono 5 milioni da parte del CONI, 5 milioni da parte del Comitato Italiano Paralimpico e 17 milioni circa da parte di Sport e Salute. Noi abbiamo firmato proprio oggi un protocollo. Eccolo qua, sì, un protocollo d'intesa firmato dal Ministro per le politiche giovanili, dal Presidente del CONI, dal Presidente del CIP e Presidente di Sport e Salute. L'impegno che abbiamo assunto è proprio quello di scambiarci le informazioni in merito a tutti i benefici che vengono erogati. Questo proprio per evitare che qualcuno possa rimanere escluso da qualunque misura. Quindi al termine di queste operazioni avremo veramente un quadro completo di tutti i finanziamenti erogati che si aggiungono anche a quelli che le stesse federazioni, già subito Certo. dopo il Covid, hanno erogato a favore delle proprie società e associazioni affiliate. Quindi una rete di Sì, e proprio per questo abbiamo firmato questo protocollo, come diceva Giuseppe, proprio per scambiare delle informazioni e fare in modo che nessuno resti senza un aiuto, nessuno resti senza un contributo. Quindi tra quelli che lo riceveranno dall'Ufficio per lo Sport, dal Dipartimento per lo Sport, a quelli che lo riceveranno dal CONI, dal CIP o attraverso le federazioni, faremo in modo veramente di arrivare a tutto il sistema così importante e ramificato dell'ASD e l'SSD. E questa volta chiaramente anche facendo tesoro dell'esperienza dei giorni passati, delle settimane, dei mesi passati, saremo molto molto più rapidi. Continuano ad arrivare messaggi sugli arbitri, però vi ribadisco che abbiamo, diciamo, liberato finalmente anche questa parte qui, quindi assolutamente riusciamo ad andare incontro anche a questa necessità.
Per chi non ha un impianto in gestione, l'abbiamo detto, per chi non ha impianto in gestione potrà avere comunque un contributo, ovviamente inferiore economicamente di chi gestisce un impianto o di chi gestisce anche un impianto, diciamo, con più attività, e quindi questo sarà tutto parametrato rispetto a questo impianto. Vediamo un attimo. Allora, molti messaggi sono sul calcetto. Allora, io capisco benissimo, ma vi dite cos'è che non avete capito che dovete aprire? Sì, noi abbiamo capito, però vorremmo che capiste pure voi che stiamo sempre lottando, diciamo, per fare in modo di non ritornare in un'emergenza sanitaria che ci porti poi di nuovo a occuparci invece di terapie intensive e peggio ancora. Quindi abbiate pazienza, stiamo ancora vedendo i dati, che per fortuna al momento sono positivi. Però i dati, diciamo, che derivano da questa riapertura di tutto il mondo, degli spostamenti tra regione e regione, e dal 15 giugno anche rispetto ai paesi stranieri, ci riuniremo anche col CTS a metà di questa settimana, chiederemo ulteriori conferme dei dati al CTS entro questa settimana. Come vi ho sempre detto, ve lo confermo, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio, che diciamo, si definisce il DPCM, così il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno, porterà sicuramente informazioni sulla questione degli sport amatoriali, degli sport di squadra, delle partite di calcetto e non solo. Però diciamo, il quando, con precisione e con rispetto di quale regole, dobbiamo aspettare, diciamo, ancora qualche giorno per sapere tutto. Siso Marchetti chiede quando uscirà il bando sport e periferie. Siamo ormai quasi alla fine, siamo quasi alla fine della stesura del bando, che abbiamo dovuto più volte rivedere, anche perché man mano potevamo acquisire sempre maggiori dati, anche a causa purtroppo di questa emergenza sanitaria, e quindi ci siamo resi conto anche di alcune cose che potevamo semplificare, facilitare nell'interesse veramente di tutti. Alex Rampazzi chiede sempre degli arbitri, ma questo ce lo siamo detti. Vedo che oggi i commenti sono abbastanza monotematici, cioè o arbitri o partite di calcetto, quindi sicuramente ne abbiamo, insomma, le idee chiare, che dobbiamo dare diciamo, risposta a questi due temi. Però vi assicuro che lo stiamo facendo con la stessa attenzione e con la stessa prudenza che abbiamo messo in tutte le cose che abbiamo fatto, e che oggi ci ha consentito di riaprire e di fare tutte le cose fatte bene. Se avessimo riaperto tutto un mese fa, due mesi fa, quando ci veniva chiesto e quando contro tutti abbiamo detto che bisognava aspettare, oggi forse non ci troveremmo in questa situazione tutto sommato positiva. Calcetto, ho capito che oggi di tutte le persone collegate la maggior parte sono interessate solo al calcetto. Questo mi fa piacere, perché vuol dire che nel frattempo sono arrivati i bonus, sono arrivati le indennità di 600 euro, perché altrimenti sarebbe stata quella, diciamo, la prima cosa. E quindi, per chiudere, ah, ecco, sì, una cosa importantissima. Sì, un'altra notizia importante da questa mattina sul sito dell'Ufficio per lo Sport, che è www.sport.governo.it, è lo stesso sito sul quale troverete le procedure per i contributi a fondo perduto per le SD. Da oggi è aperta la finestra, quindi dal 6 giugno al 6 luglio, per accedere allo Sport Bonus. Lo Sport Bonus è uno strumento che consente a tutti i titolari di reddito d'impresa, quindi tutte le aziende, di fare delle erogazioni liberali a favore sempre di ASD e SSD per attività di manutenzione dei propri impianti. E questa misura dà diritto ad un credito d'imposta del 65%. Quindi è una buona opportunità per chi vuole aiutare il mondo dello sport, lo hanno sempre fatto e ci auguriamo che continuino a farlo, con questa misura che dà un credito d'imposta importante. Sono 13 milioni di euro anche qui, tutti destinati a questa attività. Credo che tra l'altro questa cosa la ripromuoviamo anche sul sito, no? sport.governo.it, per cui trovate anche lì. E questa, appunto, come diceva Giuseppe, è un'altra misura estremamente importante. Che Corcuri chiede da Federazione CONI: ancora nessuna notizia riguardo il fondo perduto. Sì, tenete presente che i 17 milioni che sono stati liberati da Sport e Salute per le federazioni, sono stati liberati alla fine della scorsa settimana, quindi credo
che le federazioni si stiano organizzando in queste ore. E il CONI invece ha già deliberato da un po' di tempo questi 5 milioni, credo che li utilizzasse attraverso, li rendesse disponibili attraverso i comitati regionali. Quindi sono convinto che chiamando i comitati regionali del CONI, della vostra regione, potete avere informazioni sul fondo, sul sostegno a fondo perduto che il CONI ha messo a disposizione. Quindi sentite, contattate i comitati regionali del CONI. Siso Marchetti chiede la riforma dei collaboratori sportivi. Proprio oggi abbiamo proseguito nei vari incontri per la legge delega, la legge di riforma generale dello sport, che prevede tra l'altro anche la riforma. Su questo io ve l'ho detto, il mio impegno non passerà quest'estate, nel senso che sicuramente lo faremo prima, approveremo la legge delega prima. Oggi abbiamo avuto l'incontro col CONI, domani abbiamo l'incontro col Comitato Italiano Paralimpico, col CIP, poi abbiamo ancora a seguire incontri con altri soggetti e organismi sportivi e speriamo per metà luglio di andare in Consiglio dei Ministri con la riforma generale dello sport, e all'interno di questa riforma c'è tutta la parte che riguarda i collaboratori sportivi. Antonio 91 dice: mi sono collegato solo adesso, il calcetto ne abbiamo parlato fino adesso, nel senso che calcetto stiamo aspettando ancora finalmente qualcuno, ecco Caldara Macelli che scrive il bonus è arrivato, Marcella che scrive il bonus è arrivato stamattina, meno male qualcuno lo scrive, e quindi dicevo sul calcetto stiamo ancora aspettando insomma di avere qualche notizia in più sulla curva epidemiologica. Antonietta Sal scrive: a me non è ancora arrivato nessuna indennità, ormai guardate tra oggi, domani e dopodomani i bonifici saranno fatti tutti, quindi la stragrande maggioranza direi che l'ha ricevuto, l'ho verificato anche l'altro giorno dai messaggi che sono arrivati, ma tranquilli che davvero ormai abbiamo quasi terminato con tutti i bonifici e quindi nessuno rimane escluso. Mi chiedete vergogna per gli arbitri, ancora manco un euro, scrive Lorenzo Tamburro. Vergogna si fa per dire, nel senso che gli arbitri non erano proprio all'interno di tutta questa cosa, anche perché non hanno un contratto, non hanno nulla di nulla, quindi abbiamo trovato una soluzione amministrativa, perché noi fino a prova contraria, essendo lo Stato, essendo il governo, dobbiamo fare le cose in regola e fatte bene, quindi più che vergogna direi grazie, perché abbiamo trovato una soluzione ancora una volta anche a un'altra categoria che, di cui nessuno si era mai occupato di vedere come andassero le cose da un punto di vista anche dei contratti. Quindi insomma grazie per il vergogna, ma insomma non ce lo sentiamo molto in dovere di ricevere. Balli di coppia vale per tutto il tema che ci stiamo dicendo fino adesso dei sport anche amatoriali, delle partite di calcetto, cioè tutto ciò che è contatto, perché ricordatevi che oggi le uniche due cose che siamo tenuti a rispettare tutti ancora, e lo dobbiamo fare nell'interesse di tutti noi, sono il distanziamento e la mascherina. Queste sono le due cose che ci salvano. Quindi nel momento in cui noi diciamo sia la partita di calcetto, sia i balli di coppia, sia una serie di cose, di fatto stiamo dicendo che non c'è più il tema del distanziamento. E quindi è un tema molto importante. Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per vedere se i dati saranno tutti positivi e così dare anche, risposte su questo tema. Le palestre. Lo so, questo è un tema importantissimo e delicato, perché oggettivamente per riprendere bene e nel migliore dei modi l'anno scolastico c'è bisogno in parte di utilizzare anche le palestre, però stiamo ancora lavorando col Ministero dell'Istruzione, non ho ancora una risposta precisa a darvi, perché stiamo cercando di capire davvero tutte le possibilità che ci sono per fare in modo di fare entrambe le cose, cioè garantire il diritto allo studio di tutti, ma anche la possibilità di continuare a utilizzare le palestre per l'attività sportiva, che è fondamentale. Educazione motoria nelle scuole primarie, questo assolutamente lo mettiamo nella legge delega. A tanti è arrivato il bonus, ecco, sono contento che lo scriviate. Abbiamo ricevuto solo 600 euro per il restante, questo lo chiede Giuseppe Zaccaro. Sì, quelli che già hanno ricevuto marzo riceveranno tra domani e dopodomani, marzo e aprile insieme, in un unico bonifico di 1200 euro. Paolo Littos si accontenta di un saluto, e poiché non ci costa veramente nulla lo facciamo molto volentieri.
Bonus arrivati, meno male qualcuno lo scrive. Ecco, scriveteci anche che sono arrivati i bonus così. Poi noi la prossima volta ci organizziamo anche meglio con la diretta, però insomma questo è anche un modo, diciamo, per essere molto veri, e più vero di così si muore. Vediamo se c'è qualche altra domanda, altrimenti vi lasciamo. Buonasera, sono arrivati i bonifici Sport e Salute, ma l'importo dell'accredito è di soli 600 euro, Jenny Fortino. E perché evidentemente lei, Jenny Fortino, non aveva ancora ricevuto il bonus di marzo. Quindi per un problema semplicemente bancario, chi non aveva ricevuto marzo ha ricevuto prima marzo, in queste ore, e domani, dopodomani, riceverà insieme aprile e maggio. Chi invece aveva già ricevuto il mese di marzo ha avuto in queste ore aprile e maggio. Saluto Pascal Vicedomini. ASD a fondo perduto con il codice fiscale, chiede Paola. Sì, certo, sì. Il codice fiscale, tanto ce le hanno tutte le ASD e SSD. Prima qualcuno diceva codice fiscale o partita IVA? Codice fiscale. Serve il codice fiscale. E va bene, sono arrivati tutti i bonus, qualcuno è arrivato. A che punto siamo con la riforma dello sport? Chiede Livio Mastro Stefano. E confermo quello che dicevo, e cioè che siamo praticamente assolutamente a buon punto. Il fondo perduto che prevedete non rientra nel testo dell'articolo del decreto rilancio, quindi avranno la possibilità SSE di fare due richieste? Questo lo scrive Ocrimsman. Non si preoccupi, mi fa piacere che lei abbia letto tutto il DL rilancio, che era anche abbastanza numeroso, ma questo è un, diciamo, decreto che adesso firmo io e che attua con una sua, diciamo, nota il direttore, il capo dipartimento Piero. Quindi ovviamente, come abbiamo sempre fatto in questi mesi, non andiamo ad annunciare nulla di cui non siamo certi, e come per le altre volte vi siete fidati, o chi non si è fidato oggi per fortuna si è un po' ricreduto, abbiate fiducia anche questa volta, sapendo anche che questa volta saremo molto più veloci. Riapri i campi di calcetto, se suona quasi come una minaccia. Da quando si potrà fare la domanda per il fondo perduto per l'SD? Da noi all'ufficio sport, al dipartimento sport, che è sport.governo.it, da lunedì. Altrimenti potete già contattare per la parte messa a disposizione dal CONI, i comitati regionali, e se invece parliamo di SD e SSD affiliate al CIP, al Comitato Paralimpico, potete rivolgervi anche lì al Comitato Paralimpico. Alessandro Pes, appunto, dice oggi non c'era nulla sul sito, infatti siamo qui a parlarne e saluto Imma che è collegata, e siamo qui a fare, diciamo, le ultime verifiche. Però per questo abbiamo voluto, come vi ho detto, vedere i dati di quanti avessero impianti in gestione, proprio per fare in modo che partiamo possa essere tutto molto, molto più veloce. Domeriz ci invia un caloroso abbraccio a entrambi, e quindi noi lo ringraziamo. Va bene, quindi io insieme a Giuseppe Piero vi salutiamo, ribadendo, come facciamo anche le altre dirette, cioè, ciao Carlo, come facciamo le altre dirette, diciamo il sommario delle cose che ci siamo detti. Allora, molti, direi la stragrande maggioranza, ha già ricevuto l'indennità. Chi ancora, gli arbitri o pochi altri, non l'avessero ricevuta, la riceveranno veramente nelle prossime ore, cioè tra domani e dopodomani. Dopodiché tutti quelli che hanno fatto domanda marzo, aprile, maggio avranno ricevuto l'indennità. Da oggi è già attiva, e molti di voi lo sanno perché si sono, diciamo, già prenotati. Da oggi è attiva la piattaforma Sport e Salute per dall'8 al 15, per chi non aveva fatto in tempo l'altra volta a fare domanda. Per l'SD e l'SSD fondo perduto vale quello che vi ha detto il direttore Pierro, e troverete su sport.governo.it nelle prossime ore, giorni, domani, le linee guida, ma poi da lunedì la piattaforma a cui iscrivervi. Vi ripeto anche di rivolgervi anche al CONI e al CIP e alle federazioni, perché anche loro hanno risorse che mettono a disposizione a fondo perduto. Il protocollo ve l'abbiamo detto, ma quello è più un fatto operativo nostro per mettere insieme tutto, lo sport bonus, e troverete anche su questo tutte le informazioni, anzi è già online, sport bonus, trovate maggiori dettagli anche già online. Ok, Manuel Ferrara mi dice salutare Michele, ma adesso noi dovremmo fare più che altro il nostro mestiere, diciamo, non è una video di incontri. E, hai altre cose che vuoi dire? No. No, perfetto, però noi siamo sempre disponibili, quindi sia quando scrivete a me, al Ministero, sia quando
scrivete, diciamo, l'ufficio sport. Enzo Padulano chiede: pubblicate la card sugli affitti. Allora, se Arcangelo non la pubblica entro oggi, saranno problemi. Quindi sicuramente entro stasera troverete troverete questa card. Va bene. Grazie molte e forza che ce la facciamo. Ciao.